Sono state ore di apprensione quelle vissute dai familiari di Augusto Scola, l'anziano di 82 anni, scomparso sabato dalla sua abitazione di via Flaminia a Calcinelli. L'uomo è stato ritrovato vivo il giorno dopo lungo l'ex linea ferroviaria in via Laghi, a pochi metri dall'officina BBM. Per trarlo in salvo, i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare diversi rami. A individuarlo è stato il border collie dei vigili del fuoco proveniente da Ancona. Quindi un gioco di squadra? Sì, è stato bravo. Un bel lavoro. Come si chiama e quanti anni ha? Desmo è a 6 anni. Lavorate insieme da molto tempo? Sono 3 anni che ci siamo certificati insieme. Abbiamo avuto l'indicazione di fare questa zona dal nostro CL e da lì siamo partiti dall'inizio della ferrovia. Ma poi dopo pochi passi è partito e c'è stato il ritrovamento, insomma. Come gliel'ha segnalato? Abbaia. Quando trova una persona avviene con l'abbaio. E poi giustamente anche una ricompensa. Certo, è una pallina la cosa. Così però per lui è tanto. L'anziano, che soffre di demenza senile, è apparso subito lucido ma infreddolito. Ha passato la notte all'addiaccio, accasciato su un fianco sotto la pioggia battente. Era scivolato sull'erba lungo il dislivello di circa 1,5 metri che separa i binari dal terrapieno. L'annuncio del ritrovamento è stato dato intorno alle 11:30, quando è arrivata una chiamata ai soccorritori che si trovavano nel punto di raccolta allestito di fianco al ristorante Pantalina. Mandaci la posizione su WhatsApp. Le ricerche erano partite sabato sera con un grande dispiegamento di uomini e mezzi dopo l'allarme lanciato dai familiari alla compagnia Carabinieri di Fano, comandata da Massimiliano Papale. Siamo contentissimi, un ringraziamento particolare alla collaborazione dei Vigili del Fuoco che insomma ci ha permesso di rinvenirlo e rinvenirlo bene, in salute. Noi da ieri, a seguito della segnalazione avuta all'incirca all'ora di cena, verso le 8, che ci siamo attivati, quindi tutta la notte con tutto lo sforzo possibile delle pattuglie sul territorio, abbiamo palmo a palmo setacciato l'intera zona. Quanti militari, quante squadre avete impiegato? Ma tutte le pattuglie del territorio, quindi sia quelle del litorale, su Fano, ma anche quelle dell'entroterra, fino a Fossombrone, Cagli, Cantiano. Quindi lo sforzo è stato veramente massimo. La prefettura aveva anche attivato il piano per la ricerca delle persone scomparse, che ha visto scendere in campo tutte le forze di polizia insieme ai volontari della protezione civile di Colli al Metauro. Già ieri erano partite le ricerche, stanotte alle 2 le hanno interrotte, questa mattina ci siamo riorganizzati e subito dopo l'organizzazione nostra abbiamo ritrovato la persona. Sono intervenuti i cinofili di Ancona, Macerata, i nostri e il comando di Pesaro con un'unità di comando mobile. Verrà portato all'ospedale? Penso proprio di sì, adesso è in mano ai sanitari del 118. Comunque tutto ok, siamo soddisfatti e felici oggi, diciamo, dai. Augusto Scola è rimasto anche oggi al Santa Croce di Fano, dove gli hanno diagnosticato la frattura di una vertebra. Terminati gli accertamenti e le cure del caso, potrà tornare finalmente dai suoi familiari, sano e salvo.